a Roma ci ha raggiunti per la rassegna stampa come di consueto Davide Giacalone, a cui auguriamo buona settimana. Buongiorno Davide. Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana. Buongiorno Davide, allora partiamo da Corriere della Sera e Repubblica, temi economici in apertura, offerta pubblica di acquisto amichevole di KKR su TIM, il governo pronti a intervenire, questa è l'apertura del Corriere e Repubblica, TIM, l'OPA, offerta pubblica d'acquisto del fondo KKR, KKR, chiamiamolo come vogliamo, i paletti di Draghi sulla rete, a te. Allora, ma che significa? Che significa amichevole? Che significa siamo pronti a intervenire? Cioè, è tutto un linguaggio un po' strambo per, immagino, per la gente. Allora, le premesse. Immaginate 5 anni fa di avere investito 100 euro, 100 vostri euro, sulla borsa italiana, cioè sull'indice di borsa italiana. Vi sareste trovati oggi con 165 euro. Se aveste investito 100 euro, 100 vostri euro 5 anni fa in Telecom Italia, in TIM, vi ritrovereste oggi con 50 euro. Avreste perso la metà dei vostri quattrini. TIM va male. Sì, vanno male i telefonici in generale, ma TIM va male. Diceva, adesso bisogna però stare attenti e salvare l'italianità, salvare perché chi ce lo dice che il fondo americano tuteli gli interessi italiani? Intervenga il governo. No, c'è un dettaglio: la TIM che va male è italiana al 9.81%, è solo per i quattrini di cassa depositi e prestiti, cioè gli italiani hanno smesso di mettere i soldi in TIM da un pezzo. Quindi quello che è successo è che dopo la premessa lontana di una privatizzazione fatta con i piedi e realizzata peggio, ma questa è storia, più di recente si è aperta una questione relativa alla rete unica, prima delle telecomunicazioni, che tra l'altro è un dibattito che c'è solamente dalle nostre parti, non è che voglio dire è diffuso in giro. Prima è stato il governo Renzi a volere fare la rete unica e siccome il TIM non andava appresso, allora l'hanno fatta con Enel, Open Fiber, fallimento, non c'è la rete unica, c'è stata solamente, diciamo, questa iniziativa, per il resto non c'è. Poi dopo il governo Conte invece assicurò in qualche modo alla TIM, all'epoca già, diciamo, governata da Gubitosi, che la rete unica si sarebbe fatta dentro la TIM, che era un altro obbrobrio, come quell'altro, diciamo, la va a fare un'altra parte. Il problema è che non sono i governi a fare le reti, forse bisognerebbe che capissero questo. Adesso c'è il ministro che si occupa di queste cose, un signore che si chiama Colao, che mentre tutti quanti parlavano dell'italianità di TIM, era l'italiano che guidava la multinazionale Vodafone all'epoca in cui si parlavano queste cose, perché qualche volta l'italianità diventa anche una burla. Insomma, come adesso c'è Colao, convincere Colao che è un'opportunità per il paese fare la rete unica dentro TIM mi pare difficile, visto e considerato che è, diciamo, un'incarnazione dell'esperienza del contrario. E allora il risultato qual è? Che i francesi, che hanno una quota importante di TIM oggi, se ne vogliono andare. E se ne vogliono andare però non al prezzo attuale, perché anche loro ci hanno messo 100 euro 5 anni fa e hanno attualmente 50 euro in tasca. E ecco che compare, diciamo, gli americani di KKR, KKI, e offrono il 50% in più di quello che vale in borsa. Allora, siccome l'amicizia al mio paese è una bella cosa, ma mi hanno insegnato mamma e papà che con gli amici non si fanno affari, nel senso, non che noi, che per evitare di litigare, che di rovinare un'amicizia. Tutto questo significa che forse l'unico interesse italiano è avere finalmente un regolatore delle regole che non sono direttamente con i propri quattrini dentro la rete, perché così non funziona, mi pare evidente, è l'unica cosa che ci si può attendere seriamente dal governo. Per il resto, l'italianità di TIM non è che la salutiamo adesso con KKR, l'abbiamo salutata da un pezzo, diciamo, è già tra i trapassati da molto tempo. Ieri, Davide, ci sono stati violenti scontri, voltando pagina, ci sono titoli simili sul Corriere della Sera e sulla Repubblica, scontri per le manifestazioni Novax, dalla prima del Corriere c'è la fotonotizia, l'assalto Novax al cuore d'Europa, in 35.000 a Bruxelles, scontri e lanci di lacrimogeni, e poi a pagina 8 della Repubblica, guerriglia e arresti a Bruxelles, Novax all'attacco nel cuore d'Europa.
Il che dimostra, comunque, toglie la questione del ma sai, io mi fiderei anche, ma non mi fido del governo italiano. Sai, io sarei anche una persona che penso che il vaccino, ma Speranza non mi piace, neanche a me. Speranza è l'autore di un libro che è il libro più sfortunato della storia. Sì, non è andata benissimo, la previsione. Porta pure sfortuna, l'hanno ritirato prima che quando era in viaggio nei camion, hanno detto fermate i camion, tornate indietro, per carità, non fate leggere quel libro. Ma non c'entra assolutamente niente tutto questo, ma proprio zero, per tant'è come dimostrano i movimenti a Bruxelles. No, la questione Novax è diventato oggetto di investimento, quindi anche di quattrini e di pressioni dei nemici della convivenza nella nostra civile Occidente libero ed Europa, e puntano su quella per far caciara, per mettere a... Sapete, ne avete anche le prove. Ne avete, guarda una prova. Mi viene in mente ieri ascoltando un nostro ascoltatore all'indicato speciale, quando gli dicono siete i talebani del vaccino. Perché non dite siete gli intolleranti del vaccino, i fanatici del vaccino, gli estremisti del vaccino e così via? Perché dite talebani? Perché non sono esseri che pensano, sono copie e incollisti. E l'ordine all'inizio fu talebani. Quelli che dicono talebani, 90% sanno manco chi sono i talebani. Questa è la dimostrazione, è un investimento di caos nel nostro mondo. Pagina 12 della Stampa, la Stampa che questa mattina apre con l'AIFA, obbligo vaccinale non è escluso, questo in prima pagina. Poi c'è la bella foto delle finali degli ATP Finals con il Grazie Torino, la foto ovviamente del vincitore, ma appunto vogliamo andare velocemente anche a pagina 12 perché qui è l'argomento che approfondiamo. L'Italia dell'intolleranza, questo è il titolo, in 10 mesi 800.000 tweet, il 70% è di tono negativo, i bersagli ebrei, migranti, gay, donne e disabili. Che bella Italia, Davide. Sì, appunto, ma ci sono due questioni, una forse irrilevante ma significativa, quella della contabilità, 800.000. Attenzione, quei mondi lì funzionano anche con tanti falsi, cioè molti dei presunti scrittori in realtà sono soggetti falsi creati artificialmente, e tant'è vero ripetono sempre le stesse cose. Perché? Perché chi non esiste non pensa, e chi non pensa ripete, copia, che volete che faccia. Quindi sulla contabilità ci andrei piano. C'è un tema però importantissimo dietro questo sondaggio, questa ricerca, è relativo all'intolleranza. La democrazia è l'unico sistema nel quale è lecito ed è possibile manifestare idee che finiscono col danneggiare la democrazia. Non c'è nessuna dittatura. Guardate in Cina, mi indicate per cortesia i movimenti ecologisti in Cina. Sapete, Greta la cinese, c'è qualcuno che ha l'idea della mai vista? No, per forza che non l'ha mai vista, perché quello che danneggia il paese non si può fare. Da noi invece sì, ed è bene che sia così, ed è bene che sia così. La libertà, la democrazia consiste nel difendere la libertà degli altri. Io ritengo ripugnanti le tesi degli storici che negazionisti dell'olocausto, ripugnanti, ma non condivido le leggi che li puniscono, che pensano di punirli o che suppongono possano punirsi, perché comunque la loro libertà di dire fregnacce è parte del mio vivere in un mondo libero. Però questo comporta anche un inganno, porta con sé un inganno, quello per il quale se arriva quello e dice noi adesso Novax come gli ebrei dell'olocausto, uno dice fatti benedire, fatti curare il cervello malato che c'hai, ecco, lo vedi? Sei un intollerante. No, attenzione, non è che l'intollerante può dire qualsiasi cosa e il tollerante deve dire oh poverello, non è che per caso devo comprenderti le tue ragioni profonde, no, sei un imbecille. Non è che se te lo dico sono diventato intollerante, tu sei imbecille. Cioè una cosa di questo tipo, per cui bisogna stare molto attenti a fare, non a caso capita che i movimenti antidemocratici di destra e di sinistra stanno in giro per l'Europa a dire noi siamo la democrazia, la libertà, noi difendiamo le costituzioni. Siete degli imbroglioni, detto diciamo, con assoluta tolleranza.
Allora Davide, rapidamente sulla prima del Sole 24 Ore, segno unico, attenti ai mobili e conti, questa è l'apertura, e poi appena sotto, stranieri, la pandemia spinge il rimpatrio dei risparmi. A te. Allora questo è un punto importante, vedete, sono cresciuti, sono i dati relativi ai primi sei mesi nei diversi anni, dal 2016 al 2021, e c'è stata un'impennata di rientro di capitale, di, più che di rientro, di spedizione di capitale. Io sono qua e ti spedisco i capitali a casa. È quello che facevano i nostri migranti quando andavano fuori e mandavano i risparmi a casa per mantenere la famiglia. Poi hanno smesso. Non hanno smesso perché sono diventati cattivi e non gli interessava più la famiglia. È che la famiglia da due generazioni stava da un'altra parte, cioè stava dove erano loro. E quelli che erano a casa, cioè mamma e papà, poi a un certo punto sono morti e i cugini, ma perché li devo mantenere io? E quindi queste rimesse cessano e succederà la stessa cosa in Italia. Questa crescita, questa impennata nel semestre 2021 si può significare anche la paura, sì, che la pandemia eccetera abbia creato problemi a casa loro per l'appunto, e quindi maggiore contributo, ma significa anche che l'immigrazione regolare produce risparmi regolari, perché chi ha risparmi, lo spacciatore, il ladro, non manda soldi a casa con quei sistemi lì, per il semplice motivo che un qualsiasi controllo lo sfonda, lo trovano subito. Queste sono persone per bene che mandano a casa i risparmi. Titolo di Libero: ci mancava perfino il Berlusconi grillino, per il Quirinale loda pure il reddito del Movimento 5 Stelle. Cosa ha detto Berlusconi? Un'intervista al Tempo: si tratta di una misura che aiuta i poveri. Davide. Sì, adesso lasciamo perdere le corse al collo e la cattivarsi. Però c'è, vedete, c'è un luogo comune che ha ripetuto anche il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e cioè il concetto è buono. Nella sostanza, in questa stagione ha aiutato i poveri. Ecco, io credo che, qui con tutto il rispetto, che si sbaglino. Se guardano i dati, si accorgono che al crescere enorme della spesa per la soccorso e l'assistenza ai poveri, o presunti tali, è cresciuto in Italia il numero dei poveri, o presunti tali. Dici per forza perché è cresciuta la crisi economica? No. Perché ha raggiunto un suo apice nel 2019, che è stato un anno abbastanza record, diciamo, per l'occupazione. Quindi stiamo parlando di dati pre-pandemia. Perché capita questo? Perché se tu fai crescere la spesa e i parametri per i quali un cittadino può prendere quei soldi, ragionevolmente quel cittadino cercherà di rientrare nei parametri per prendere quei soldi, e quindi tu, anziché far diminuire la povertà dal punto di vista, diciamo, della carta, ti aumenta. Quindi no, non ha funzionato, non è una buona cosa. Se funziona invece l'uscita di Berlusconi per andare al Col, congratulazioni, auguri. La salita è ancora lunga, però. Sono le 7:29 minuti, entriamo nella pagina delle cronache, lo facciamo a pagina 11 della Stampa. In marcia per Juana, questo è il titolo, in centinaia in corteo a Reggio Emilia per la donna sgozzata, l'assassino già denunciato per stalking da un'altra ragazza. È intervenuto anche il sindaco di Reggio Emilia Vecchi, chiedendo leggi più dure e controlli più stringenti. Allora, posto che va sempre ricordato che in Italia questi fenomeni di violenza sono in diminuzione e sono al tempo stesso tra i più bassi d'Europa, e ciò non di meno ovviamente si aggiunge che la loro esistenza è intollerabile e va combattuta, quindi anche uno solo è già troppo. Posto ciò, che però se non lo ricordiamo non inquadri il problema che c'hai, la questione specifica si riferisce al caso di chi viene denunciato, addirittura viene condannato, perché questo individuo è stato già condannato a 2 anni di carcere con la condizionale, è uscito, ma è stato condannato a 2 anni di carcere per forme di violenza che non era un omicidio, se no non sarebbe fuori. Adesso salutatelo, però è troppo tardi adesso, perché in effetti è denunciato e condannato anche lui. Allora che si può fare? Non si può bloccare le persone perché c'è una denuncia, e nemmeno perché c'è una condanna a 2 anni, tant'è vero che la condanna a 2 anni c'è ma non è bloccata. Però in casi come questi, cioè in casi di questo tipo di violenza sostanzialmente in qualche modo maniacale, diciamo così, concedetemi l'approssimazione del termine, forse si possono però usare meglio i sistemi di prevenzione. Io quando due telefoni si avvicinano, lo so, due telefoni cellulari si avvicinano, lo so
lo conosco, la rete me lo segnala, forse in questi casi si dovrebbe poter utilizzare precauzioni di questo tipo, o localizzatori come sono per esempio il braccialetto elettronico. Cioè il pericolo si può in qualche modo cercare di... il male e il pericolo non possono essere cancellati dalla realtà, però si può cercare in qualche modo di controllarli meglio con strumenti che oggi abbiamo. Davide, torniamo sulla prima pagina della Repubblica. Di spalla troviamo questo titolo: guerre spaziali, Russia e Cina si armano, l'orologio della storia torna all'attimo esatto in cui si è chiusa la guerra fredda. Dobbiamo preoccuparci? La guerra fredda si chiuse, per chi ancora ne ha memoria, con una vicenda che era Reagan alla Casa Bianca e lo scudo spaziale. Lo scudo spaziale, l'investimento statunitense sullo scudo spaziale realizzò la profezia di Henry Kissinger, perché a chi faceva notare Henry Kissinger, guarda, il segretario di Stato, ma non si, siccome il mondo poteva essere distrutto, non mi ricordo più se 32 o 34 volte, diceva vabbè, ma più di una volta non si può distruggere, perché lo diceva, e diceva lui per due, rispondeva a Kissinger per due ragioni: per la prima, che non si è mai vista una superiorità militare che non diventi una superiorità politica nella storia, e secondo, perché in questa corsa l'Unione Sovietica morirà per mancanza di fiato, perché non c'hanno i soldi. E in effetti si realizzò questa profezia con lo scudo spaziale, che rese, diciamo, parzialmente inoffensiva l'arma dei missili russi e sovietici all'epoca. Dopodiché ci siamo un po' distratti, nel senso che siamo corsi a fare le convenienze commerciali, quindi grandi collaborazioni commerciali con tutti, e poi siamo corsi a dire ma bisogna però commerciare con tutti, bisogna stare attenti, ci sono anche gli interessi nazionali, sì, ci sono anche però gli interessi militari, ci sono anche gli interessi strategici di difesa, e lì la ricerca è andata avanti e mano a mano tutto quello che avevamo si è logorato. Questo è quello che oggi vediamo, quindi sarà ancora una corsa, non tanto nessuno spara quella roba, a non avere inferiorità strategica per non rimanere indietro. L'importante è legare quella ricerca a tutto quello che è civile e che utilizziamo. Guardate che la gran parte dei vestiti che adesso metteremo per l'inverno, quelli che non se lo sono fatto fare a maglia dalla nonna, deriva dalla ricerca spaziale. Internet che usiamo a man bassa deriva dall'investimento militare, e così via. L'importante è attaccarci vari vagoni. Andiamo sulle pagine degli esteri del Messaggero. A questo punto siamo a pagina 11, c'è tutta una parte alta dedicata alla tennista scomparsa Peng, che in un video ha detto sì, sto bene, ma questa videochiamata non ha convinto molti. E poi nella seconda parte della pagina: attacco a Gerusalemme, muore giovane israeliano ucciso, jihadista di Hamas. A te. Allora, molto brevemente sulla cinese, il problema qual è? Che quando io penso che tu sia scomparsa e mi arriva una telefonata dicendo sto bene, mi tranquillizzo solo se posso richiamarti. Siccome non lo posso fare, non mi tranquillizzo granché, perché quindi è evidente che se non sei ancora morto, però puoi ancora parlare e sei in condizioni di cattività, probabilmente ti fanno fare una telefonata dicendo sto bene. Eh sì, però questo non ha mai risolto il problema. Punto a capo. Poi pensate a Gerusalemme, che è un posto unico al mondo, è relativamente piccolo, e a Gerusalemme circolano tranquillamente, liberamente tutte le forme di etnia, e soprattutto i concittadini di Gerusalemme, che sono in parte palestinesi, in parte israeliani e in parte il resto del mondo, compresi noi stessi quando ci andiamo. Puntualmente, regolarmente, c'è qualcuno che spara e ammazza qualcun altro. E Hamas, organizzazione terroristica radicata nel mondo palestinese, continua a finanziare queste morti. Il sistema nervoso di Israele non è ancora saltato e non salterà. Perché? Perché è l'unico posto libero da quelle parti. Però noi, da questa parte del mondo, cerchiamo di fare uno sforzo per capire che cos'è la saldezza di un sistema nervoso che non salta davanti a queste cose che sono quotidiane. Termina qui la rassegna stampa di oggi. Davide Giacalone, grazie, ci risentiamo domani mattina 7:10. Grazie a voi e buona radiovisione a tutti. Ci occupiamo di calcio, in realtà un po' di una pagina sportiva, calcio ma non solo, ci sono le finali degli ATP Finals a Torino, e allora proprio andiamo sul quotidiano La Stampa col responsabile delle pagine sportive. È con noi in diretta questa mattina Paolo Brusolio, grazie per essere con noi e buongiorno. Buongiorno a voi.
Grazie Brusorio per essere collegato con noi. Allora, cominciamo subito dal big match di ieri, ovviamente Inter-Napoli, un Inter che porta a casa un 3-2. Che partita è stata? Beh, è stata una partita divertente, esaltante, combattuta, ricca di episodi, forse quello che ci voleva per riconciliarci col campionato, col calcio dopo la, diciamo, la brutta parentesi della nazionale, e soprattutto insomma, ha detto che l'Inter non ha alcuna intenzione di mollare allo scudetto. Ora sta a 4 punti, ha battuto il Napoli che è caduto per la prima volta, ha fatto 4 gol a una squadra appunto, ha fatto 3 gol a una squadra appunto che ne aveva presi 12 in tutto il finora del campionato. Quindi insomma, diciamo che il campionato ha ridato uno squillo importante e l'Inter si è rimessa in grande carreggiata, approfittando anche della sconfitta del Milan di sabato. Diciamo che il campionato ha ritrovato una protagonista che non aveva mai perso, ma ci voleva lo squillo dell'Inter per ridare fiato appunto alle ambizioni nerazzurre. Ecco, passiamo invece ai bianconeri, alla Juventus vittoriosa 2-0 contro la Lazio, 2 gol segnati su rigore. Che cosa è successo in attacco e che cosa serve in previsione futura? Beh, insomma, tutti abbiamo detto, noi anche, che è stata la partita perfetta della Juventus, e fa un po' specie dirlo, visto che in campo non c'era Dybala, sicuramente il giocatore di maggior classe della Juventus. Ma Allegri ha trovato la partita congeniale alle proprie mentalità e anche al momento della Juventus. Io non credo che la Juventus possa ancora dire la propria nella corsa per lo scudetto, visto che i punti sono, se non ricordo male, 11 dalla vetta. Sicuramente a 4 punti dal quarto posto, quindi la Juve ha sicuramente l'obbligo di puntare alla zona Champions, ma mi sembra difficile che possa rientrare nella lotta per lo scudetto. Allora, diamo spazio un po' anche al tennis, ma proprio perché Torino è stata protagonista in questi giorni delle ATP Finals. Zverev, ovviamente, grandi complimenti a lui che si è portato a casa il risultato finale battendo Medvedev, ma in particolare ci piacerebbe capire che Torino è stata quella degli ATP Finals, Paolo. Ma è stata una Torino che, come sempre succede in questa città, innamorata lentamente della novità, perché qua non si, l'amore non scoppia mai immediatamente, però alla fine è stato un grande trionfo e diciamo che è stato uno spettacolo importante, uno spettacolo, e soprattutto è bella l'idea di poter rivedere lo spettacolo, di poter migliorare le cose che non, cioè le poche cose che non sono venute benissimo, che non sono state realizzate come fossero nelle idee. Ma organizzare un torneo simile in un momento di pandemia è complicatissimo. La città si è molto divertita, ha riempito un impianto spettacolare come il Palazzo Tour, che è stato apprezzato dai giocatori. I giocatori sono stati, diciamo, i grandi protagonisti, sono stati quelli che più di tutti hanno apprezzato il cambio di sede da Londra a Torino, che detta così sembra strano, ma in realtà l'essere funzionale di questa città ha fatto la differenza. E lo spettacolo è stato importante, il fatto che abbia vinto Zverev dà l'idea che il tennis stia lentamente svoltando, Djokovic resta il numero del mondo, ma Medvedev e Zverev, non a caso i due finalisti, gli stanno colpiando sul collo e hanno staccato e hanno fatto scavato un piccolo solco rispetto alla concorrenza. Certo, e poi insomma saremo a vedere per i nostri azzurri, per Sinner, insomma, Berrettini. Per Sinner è stata una bella esperienza, abbiamo ancora qualche secondo, giusto un commento anche su questo, che prospettive ci sono adesso? Beh, intanto le vediamo subito, perché da venerdì comincia la Coppa Davis, l'Italia nel girone con gli Stati Uniti e la Colombia, e quindi già capiremo se il valore dei singoli si può trasformare anche in un valore di squadra. No, manca Berrettini, manca il numero uno, ma insomma abbiamo un Berrettini a 25 anni, Sinner ne ha 20, le Finals stanno a Torino per le altre 4 edizioni, sicuramente il futuro del tennis italiano è apparecchiato, per cui non resta che sedersi a tavola e gustarsi veramente i piatti molto piatti forti, gustosi. Allora staremo a vedere, torneremo a parlarne anche con Paolo Brusorio, responsabile delle pagine sportive della Stampa. Grazie per il momento, buona giornata, buon lavoro. Grazie anche a voi. A presto, andiamo a salutare il Don. Ciao Don, come stai? Sono qua. Bene, sto ancora facendo un po' di analisi. Sicuri. Ma comunque ecco il messaggio. Vai. Se vogliamo sopravvivere dobbiamo innamorarci della natura.
Se vogliamo innamorarci della natura. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo innamorarci della natura. Che meraviglia. Grazie, Don. Don, domani sei con noi. Un'ora. Sì, sì. Lo sai, vero? Arrivo. Ti aspettiamo. Non vediamo l'ora. Entriamo subito in un argomento di attualità, perché la ripresa dei contagi, la minaccia di nuove restrizioni hanno fatto cambiare idea, o stanno facendo cambiare idea, a parecchi italiani che stavano provando a programmare le vacanze soprattutto per il mese di dicembre, ed è quanto emerso da un'indagine di Confturismo e Confcommercio in collaborazione con SVG. Vogliamo approfondire un po' proprio questo tema con il direttore del settore turismo di Confcommercio, Alberto Corti, che è con noi in diretta. Buongiorno Corti. Buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno. Allora, un mese fa erano circa 35 milioni gli italiani che programmavano le prossime ferie, a partire, evidentemente, come accade tutti gli anni, dal Ponte dell'Immacolata, quindi da inizio dicembre. Oggi che dati abbiamo, anche in termini di disdette? Allora, innanzitutto erano 35 milioni di partenze, lo dico per precisione per i colleghi della statistica, quindi se Alberto Corti partiva tre volte durante questo periodo contava tre partenze. Detto questo, la situazione oggi è ai noi, non dico radicalmente cambiata, ma profondamente congelata, nel senso che se 12 milioni di questi 35 milioni di partenze confermano comunque di volere partire, o hanno prenotato e non disdicono comunque, quindi non cambiano il loro comportamento, ne abbiamo 11 milioni di cui 2 milioni e mezzo avevano prenotato e hanno disdetto. 8 milioni e mezzo mantengono le loro intenzioni di viaggio ma hanno scelto una meta più vicina o hanno accorciato il periodo di ferie previsto, e poi ci sono 11 milioni che restano nel limbo, cioè avrebbero voluto prenotare, quindi far scendere a terra questa loro intenzione di viaggio, ma purtroppo dicono aspettiamo a capire quale sarà la situazione per vedere se, dove e come potremo andare. Quindi in sostanza, Corti, è più un problema di paura, cioè si ha paura del contagio per esempio, oppure è più una situazione di incertezza, cioè non capisco se poi effettivamente potrò partire, allora nel dubbio mi fermo? Esattamente questo è il punto. L'effetto paura vero e proprio, che è quello sul quale difficilmente si può fare qualcosa, non ci sembra così rilevante, anzi sembra quasi non esserci. Pesantissimo invece è l'effetto incertezza, e quindi l'attesa di avere indicazioni dalle fonti competenti evidentemente che dicano al popolo dei vacanzieri, in particolare direi al popolo dei vaccinati, che sono quelli che sono più pronti a partire, che avevano quindi pianificato dopo 20 mesi di su e giù finalmente un periodo di vacanza come avrebbero voluto, però sapere se potranno, in quali zone potranno andare, con quali comportamenti, se ve ne saranno, con quali tipo di precauzioni. Ecco, il problema è avere queste istruzioni in tempo, perché altrimenti non si è poi più in tempo a programmare realmente e a prenotare e a fare le proprie vacanze. Senta Corti, è chiaro che non ha la sfera di cristallo, ma riuscirebbe se la sentirebbe di fare delle previsioni rispetto a queste vacanze, magari alle più vicine, il Ponte dell'Immacolato, ovviamente poi ci sono anche quelle di Natale. Insomma, possiamo contare comunque su un settore che riparte, il vostro, oppure siamo ancora lì, come dicevamo poco fa, in una grande incertezza? Allora, io direi che è più probabile la ripartenza con valori finalmente simili a quelli che avevamo nel 2019, ultimo anno buono, per le partenze di Natale, Capodanno, Epifania. Sull'Immacolata è proprio la questione del tempo, come dicevo, cioè se noi riusciamo al massimo per il termine di questa settimana ad avere un quadro chiaro, rassicurante, realistico, allora le cose potrebbero andare bene e i circa 10 milioni di partenze che si sarebbero dovuto verificare per l'Immacolata potrebbero verificarsi tra 50 e 60% del previsto. Per quanto riguarda invece le date più avanti è possibile intervenire e fare qualche cosa. La certezza è che in questo momento abbiamo anche una qualità, tra virgolette, del turismo in partenza minore, mi spiego.
coloro che hanno deciso che comunque non cambieranno i loro programmi, i famosi 12 milioni, sono fatti per il 50% di persone che comunque avevano programmato di fare una vacanza o in una propria seconda casa o presso amici o presso parenti. Quindi sono comunque turisti anche loro, ma sono turisti che certamente non spenderanno in strutture ricettive, che spenderanno un po' meno nella ristorazione, certo, in quello che è l'intrattenimento in loco. Ecco, quindi questo è un secondo effetto che va monitorato e riguarda la parte economica più che la parte del numero di persone. Ecco, abbiamo ancora davvero pochi secondi, però ci tengo a chiederglielo: che idea si è fatto della proposta, insomma, della linea di molti governatori italiani che dicono sì, se dovessero rendersi necessarie per l'andamento epidemiologico in Italia nuove restrizioni, queste devono essere solo a carico di chi non si vaccina? Glielo chiedo ovviamente in chiave turismo, in chiave spostamenti. Mi sembra una posizione assolutamente di buon senso, oltre che realistica, quindi come dire di no, anche perché dobbiamo dire che per fortuna l'Italia ha gli indici di vaccinati tra i migliori d'Europa e di conseguenza anche gli indici epidemiologici tra i migliori d'Europa, per cui perché non sfruttare questa posizione e tenerne conto nelle decisioni che si devono andare a prendere. Insomma, continueremo a monitorare la situazione, magari ci sentiremo presto ancora. Grazie ad Alberto Corti, intanto direttore del settore turismo di Confcommercio. Buon lavoro. Grazie a voi. Parte Made Expo, la fiera di riferimento per il settore della progettazione, dell'edilizia e delle costruzioni, che avrà luogo a Fiera Milano proprio a partire da oggi e fino al 25 novembre. L'appuntamento fieristico è un po' l'occasione per raccontare un momento cruciale, un momento di evoluzione molto importante nel mondo delle costruzioni. Ne vogliamo parlare con Mario Franci, amministratore delegato di Made Eventi. Buongiorno, buongiorno dottor Franci, grazie per essere con noi. Buongiorno. Eccoci qui, partiamo subito dai numeri della ripresa che poi collochiamo all'interno del suo settore. L'Istat ha certificato nel 2021 una variazione del PIL con un aumento del 6,1% rispetto all'anno precedente. Ecco, le chiediamo che anno è stato per il suo settore, per il settore edile, e in che misura ha contribuito quindi a questa ripresa. Ha contribuito molto bene, il settore, la produzione della filiera in Italia nell'ultimo anno è cresciuta di quasi il 4%, quindi ha contribuito molto a quel 6% portato dall'Istat. È un comparto che, contate che in Italia conta circa 700.000 imprese per 1 milione di addetti, quindi è molto importante per la nostra industria, e le imprese sono cresciute negli ultimi 2 anni, quindi diciamo dalla pre-pandemia sono cresciute del 4%, quindi quasi 30.000 imprese in più nette. Quindi in questo periodo immaginiamo che insomma c'è davvero la grande ripresa di cui stavamo parlando, e allora quali sono stati gli interventi più richiesti nel settore edilizio? Immaginiamo che insomma con i bonus ci sia stato molto lavoro. Assolutamente, gli incentivi fiscali, i bonus fiscali hanno lavorato a livello ovviamente energetico, a livello di facciate, ma a livello di ristrutturazione in generale. Tenete conto che per il super bonus si calcola che sono stati erogati circa 9 miliardi di interventi complessivamente, e lei tenga conto che l'86% della domanda è sulla parte residenziale, quindi parte residenziale vuol dire che la gente ha capito nel 2020, con quello che è successo, ha capito quanto è importante la casa. In più gli incentivi e i bonus hanno fatto sì che abbiamo tutti investito per rendere la nostra casa più bella, più grande, più accogliente. Ecco, allora, proprio sulla spinta, no, di questa nuova consapevolezza e di questo nuovo legame che abbiamo stabilito con le nostre abitazioni in questo periodo difficile, in particolare quello di lockdown, come ci diceva, che cosa ci aspetta in questa edizione di Made Expo? Allora, il visitatore da oggi a giovedì entra in Made Expo nei padiglioni 1, 2 e 3 di Rho e si trova una fiera molto completa che parla tutto il mondo dell'edilizia e delle costruzioni, per progettisti, per installatori, ma anche per curiosi e interessati al settore. Avremo più di 400 marchi esposti, abbiamo selezionato più di 150 buyer dall'estero, da 37 paesi, diciamo buyer professionali, oltre ovviamente alla visitazione che verrà spontaneamente, e ci saranno per il visitatore 4 aree tematiche: le porte, finestre e chiusure, che insomma si raccontano da sole, quella che noi chiamiamo involucro e outdoor, quindi praticamente le facciate sia opache che trasparenti, la parte tecnologica, dove si parlerà di BIM, che è un brutto acronimo che però parla di tutta la progettazione computerizzata, e infine la parte di costruzione materiali, quindi certo, a partire anche dai materiali più semplici,
ma dove vi assicuro c'è moltissima innovazione e molta ricerca di sostenibilità. Certo. Davvero molto interessante. Allora ci vogliamo chiedere anche quali saranno gli eventi che ci possono aspettare se visitiamo Made Expo. C'è anche una festa, no? Una sorpresa mercoledì. Assolutamente, allora noi lavoriamo molto sui contenuti perché vogliamo fare appunto per chi viene in fiera, per il visitatore, un'esperienza completa. Avremo quattro, diciamo, sezioni di eventi e di contenuti seri e professionali che porteranno moltissimo racconto anche dall'estero, da molti speaker internazionali. Peraltro saranno più di 100 eventi e che permetteranno anche di raccogliere crediti formativi per tutti i professionisti. Però siccome quest'anno festeggiamo anche la decima edizione di Made, noi mercoledì in triennale faremo una bella festa per tutti noi, si chiamerà Ritorno del Piper Club, e quindi un ritorno agli anni 70. Ecco, e poi immaginiamo che insomma il tema della sostenibilità anche a Made Expo sarà protagonista visto i tempi che stiamo vivendo. È un protagonista assoluto, come dicevo prima, sia le aziende porteranno tanta innovazione e sostenibilità nei loro prodotti, nella nostra parte di contenuti sia a livello di materiali sia a livello di processi ci saranno moltissimi interventi focalizzati sulla sostenibilità. Tenete conto, anche qua vi do un numero, che nei prossimi 5 anni a livello mondiale si stima che l'edilizia sostenibile varrà 200 miliardi di dollari. Noi come Fiera Milano e come Made Expo abbiamo cercato di fare sostenibilità anche nel mettere in piedi la mostra, quindi vi do anche qui qualche esempio. Tutte le nostre luci dei padiglioni saranno ridotte al 30% e saranno peraltro tutte luci a LED. Non abbiamo deciso di non utilizzare le moquette, sì. Quest'anno non ci saranno cataloghi cartacei, tutto su app, non ci saranno biglietti cartacei, tutto solo digitale, e abbiamo un partner molto importante per la forestazione dei balconi domestici, certo, che si può trovare nei padiglioni. Insomma, la sostenibilità parte dalle piccole cose, dai piccoli gesti, come ad esempio quelli che ci illustrava lei, ma è bene anche parlarne, no, nell'ambito di come possa cambiare questo settore. Grazie allora all'amministratore delegato di Made Eventi, Mario Franci. Ricordiamo, abbiamo parlato di Made Expo che parte oggi a Fiera Milano e continuerà fino al 25 novembre. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, buona giornata. È tempo di dare spazio all'attualità, la vogliamo commentare insieme a lui che è giornalista del Corriere della Sera, lo trovate tra l'altro in libreria con Interista, Social Club, edito da Mondadori. Tommaso Labate, grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno Tommaso, abbiamo dei problemi di audio, credo. Eccolo, dite qui. Bene? Eccoti, ti sentiamo. Ora sì. Come stai Tommaso? Bene, sono nel pieno di un tour appunto per la presentazione del libro di Interista Social Club, ieri Book City, ora ritorno a Roma, però periodo contento. Sì, diciamo, e nel frattempo l'Inter vince, quindi che puoi sperare di guarda, più. Guarda, sai che effettivamente uno dei mali o dei beni del tifoso, fra l'altro scrittore, è la scaramanzia, per cui associare l'inizio del battesimo pubblico del libro con una vittoria dell'Inter e in contemporanea con una sconfitta del Milan, lo dico col massimo rispetto dei amici di napoletani e milanisti che sono collegati, è un bel iniziare, diciamo. Oh, veniamo alle note dolenti, insomma, quelle che ormai animano le nostre giornate anche dal punto di vista politico. Ci sono dei contagi da contenere, torna l'ansia, quella legata come l'anno scorso alle feste di Natale. La situazione è diversa, però si parla del Super Green Pass e in questo arriva la pressione delle regioni che incontreranno nelle prossime ore il Premier Draghi. Perché non sia l'inizio di un film già visto, quella di ogni regione che dice la sua e poi si procede in ordine sparso, sembra esserci una certa concordia questa volta tra i governatori. Guarda, la concordia, Enrico, c'è sempre fondamentalmente stata, anche se all'inizio della fase 1 della pandemia ovviamente c'erano degli accenti diversi, derivanti essenzialmente dal fatto che non il mondo sembrava colpito da una cosa che veniva da un film di fantascienza, perché quando tutti desti da un incubo così è ovvio che ci siano le sfumature. Ma se voi ci fate caso, sia con il Conte, all'epoca il governo Conte, che col governo Draghi, le regioni, i governatori regionali, che sono di diversi, ovviamente, di diverse provenienze politiche, hanno quasi sempre ragionato con un solo uomo, come un solo uomo nella dialettica nei confronti del governo. Questo che cosa vuol dire? Che a livello locale, quando tu hai un contatto diretto con il rappresentante e il rappresentato, hanno un contatto vicinissimo, cosa che purtroppo anche a causa di leggi elettorali scellerate non succede più tra parlamentare e cittadino. Ma quando il contatto
così stretto di fronte a un allarme così globale. Non esiste destra e non esiste sinistra, esistono delle ragioni di buon senso che i governatori quasi sempre all'unanimità hanno portato avanti. Tommaso, veniamo anche a queste manifestazioni Novax che sembrano non fermarsi assolutamente, anzi ieri in Bruxelles abbiamo visto i 35.000 in piazza, ci sono poi ancora cortei in Italia e durante uno di questi c'è anche stata un'aggressione a una collega, la Lucarelli. Ecco, voglio capire da te cosa pensi di questo acuirsi un po' anche delle violenze, no, in piazza dei manifestanti. Allora, l'acuirsi, direi, dal punto di vista europeo va verificato con i numeri. In Italia c'è stato semmai un affievolirsi, perché se noi riavvolgessimo il nastro partendo dalla scellerata, folle aggressione agli uffici della CGIL, assalto agli uffici della CGIL, per arrivare ad adesso, vediamo che comunque c'è stata un rimpicciolimento del perimetro anche aritmetico delle manifestazioni. In Trieste c'erano dei blocchi, che fondamentalmente blocchi non sono mai stati del porto e che adesso non ci sono più. Mettiamo in fila tutte le cose che erano state paventate in maniera esagerata, che sarebbero stati bloccati i porti, gli aeroporti, le autostrade, che avremmo avuto difficoltà a trovare le materie prime nel supermercato il giorno dopo, problemi di approvvigionamento. Non una di queste cose è alla fine successa e non una di queste cose siamo andati vicini allo sfiorarla, quindi diciamo semmai in Italia c'è stato l'affievolimento. Sulle pagine di attualità ovviamente si parla anche di Matteo Renzi, la Leopolda, insomma, di questo weekend. Che prospettive ci sono adesso per i Tel Aviv? Cosa esce fuori dagli incontri di questo weekend? Quando tu fai una diciamo, mettiamola, voi mandate molta musica, mettiamola come una competizione, come se fosse Sanremo, diciamo che dal punto di anche nella politica c'è chi corre per vincere Sanremo e c'è chi punta al premio della critica. Diciamo Italia Viva in questo momento punta legittimamente dal suo punto di vista al premio della critica. Non mi sembra in grado, diciamo, a quantomeno nel breve periodo di scardinare quella leva che li ha condizionati ad essere un partito piccolo. Fondamentalmente non penso che Renzi, nel momento in cui abbia deciso la scissione, pensava di trovarsi con un partito che viaggiava tra il 2 e il 3% e che lì rimaneva dopo un anno. Però il premio della critica può essere robusto e gustoso nella serie che, considerando che Renzi ha una pattuglia di parlamentari che, come ha già condizionato il cambio di governo in questo paese, potrebbe dire la sua se gli altri sono divisi per il Quirinale. Quindi premio della critica. Tommaso, tra poco ti chiediamo una cosa sul libro. Mi dai solo una lettura a quel pollice in su di Silvio Berlusconi, il reddito di cittadinanza? Campagna, è la prima forse campagna presidenziale della storia d'Italia. Forse la seconda, perché la prima fu pubblica, quella che fece Emma Bonino nel 99, ma era un'operazione velleitaria. Questa è la prima nella storia campagna presidenziale che viene svolta tra i grandi elettori del Parlamento. Quindi Berlusconi sta facendo per la prima volta nella storia l'esatto contrario di quello che facevano i candidati alla presidenza della Repubblica, che era nascondersi. Lui si mostra e cerca voti. Allora, veniamo al libro assolutamente, perché nel libro parti dalla recente vittoria dello scudetto, ovviamente, della tua Inter, ne fai un viaggio in quello che tu definisci l'interismo. Quali sono gli elementi principali dell'interismo? Gli elementi principali dell'interismo sono l'essere, diciamo, molto vicino al tratto umano di quelli che sono pessimisti quando devono essere ottimisti e viceversa. E in questo libro c'è una specie di racconto che nelle ambizioni, e ringrazio il giornale concorrente al mio, quello in cui lavoro, Repubblica, con Franco Vanni, l'ha definito un libro quasi vicino ad Alta Fedeltà di Nick Corby. E quindi tentavo un'operazione del genere non sapendo se ci sono riuscito, questo toccherà al lettore, cioè di mettere in filigrana gli aspetti dell'animo umano, come possono essere pessimismo e ottimismo, incrociandoli con la storia del tifo. Diciamo l'Inter è un po' come il centrosinistra di cui parlavamo prima: quando deve stravincere vince, quando deve vincere basta finisce che perde, come è stato sì. Differenti elezioni.
D'altronde, se noi mettessimo insieme, Michele Serra su Repubblica ha detto che l'Inter effettivamente ha vinto scudetti in maniera molto diluita, ha vinto parecchio e in maniera molto diluita nel tempo. Ma se ci pensate, anche il centrosinistra ha vinto le elezioni una volta sì, una volta no. Eppure, se noi mettessimo a fianco le foto di Prodi, di D'Alema, eccetera, con quella di Berlusconi, e chiedessimo, diciamo, a un passante di dire chi dei due ha vinto di più, magari hanno vinto lo stesso numero di volte, ma la gente indicherà più Berlusconi come vincitore. E questo stesso cortocircuito della storia e dell'animo incorre all'interista, che in cui questo libro, diciamo, provato a raccontare anche dei dettagli di storia minima, di grandi certo. storie che si nascondono in questa grande passione per il tifo, togliendo però fuori, diciamo, tutto quello di cui i libri dell'Inter solitamente parlano, quindi la grande Inter, il triplete, e quello che è successo in mezzo, Interista Social Club. Allora, lo trovate in libreria, edito da Mondadori. Interista Social Club, eccolo qui in radiovisione. Lui se ne intende perché fa la radio da un'altra parte, la radiovisione si chiama in un altro modo, però insomma, sì. Grazie a Tommaso Labate, Corriere della Sera. Ragazzi, grazie dell'invito. Ciao, a presto. Ciao. Arriva la famiglia, noi torniamo domani alle 6, buon lunedì, ciao. Ciao.